Ciao Crizzetti, ora vi parlo di quel benedetto libro che ho finito. Tra l'altro, nel frattempo, in realtà ho finito anche Honky Tonk Samurai di Lansdale, ma ve ne parlerò a questo punto la prossima settimana. Ho cominciato, divorato e finito Buona Apocalisse a tutti, perché ero presa benissimo con Gaiman da Stardust la scorsa settimana. Allora mi sono messa a guardare nella bibliografia di Gaiman che cosa non avevo ancora letto e ho trovato questo romanzo scritto a quattro mani con Terry Pratchett, che è un altro autore che a me piace tantissimo. Tra l'altro mancato da poco, ne avevo parlato di recente anche sul canale, perché di recente l'anno scorso comunque, perché ci ha lasciati il buon Terry Pratchett con grande dolore mio e vostro. Buon Apocalisse a tutti, lo trovate giù nell'info box e ora ne parliamo, vediamo di cosa si tratta. Non l'avevo mai letto perché, non so perché, ma mi era sempre sembrato un po' una mezza sola dalla quarta di copertina e non c'erano i presupposti perché loro due spaccano, boh. Però non mi ispirava, non so perché, mi sembrava la classica cosa di due amici che vogliono scrivere una roba insieme, poi però ne hanno sempre meno voglia e vabbè, sono loro due ed esce in libreria. E invece no, mi sbagliavo. Stupendo. Avevo un pregiudizio infondato, basato sul niente, tra l'altro. La trama a raccontarla è un po' banale. Forse era questo che mi rattristava e mi dissuadeva dall'acquistarlo. Cioè, sta scoppiando l'Apocalisse. È nato l'anticristo sulla terra, è un bambino che è stato portato e sostituito con un altro bambino di una famiglia. Tra l'altro c'è un grande pasticcio, doveva finire in una famiglia di un diplomatico americano e finisce nella famiglia di un mite impiegatuccio inglese. Cresce questo anticristo nella campagna inglese senza sapere naturalmente di essere l'anticristo, perché per il pasticcio che c'è nato alla nascita anche le sfere angeliche e demoniache che stanno seguendo la sua formazione seguono in realtà quell'altro bambino, che è un bambino perfettamente normale e che non ha alcun potere demoniaco o sovrannaturale. E i due protagonisti principali della storia sono un angelo e un diavolo, due emissari sulla terra, che hanno una cosa in comune. Si conoscono ormai da migliaia di anni, perché fanno quel lavoro sulla terra in attesa del giorno del giudizio da migliaia di anni, e hanno sviluppato un rapporto quasi di amicizia. E in comune hanno che nessuno dei due ci tiene particolarmente che poi questo benedetto giorno dell'Apocalisse, per cui stanno lavorando dall'inizio dei tempi, arrivi mai. Perché? Perché si sono in qualche modo affezionati al pianeta Terra, agli esseri umani e ai piaceri terreni. Quindi ciascuno restando bene nel suo campo, quindi l'angelo facendo cose angeliche e il demone facendo cose demoniache, si trovano loro malgrado a lavorare per un obiettivo congiunto, cioè affinché la Terra e il genere umano non venga effettivamente distrutto dall'Apocalisse, che è già in movimento, cioè i quattro cavalieri dell'Apocalisse stanno ricevendo ciascuno i propri oggetti. Tra l'altro Morte è stupendo, il personaggio del cavaliere dell'Apocalisse che è la Morte è fenomenale ed è identico alla classica Morte di Terry Pratchett, quella del tristo mietitore. Vi lascio qua il video, ne avevo parlato, perché è una figura lampanata come la Morte del tristo mietitore, che quando parla le scritte voi sul libro le leggete in caps lock, tipo senza punteggiatura, parla Morte, cioè tutto maiuscolo e basta, no? E a me sta cosa fa morire dal ridere, perché è molto d'impatto vederla sulla pagina ed è proprio divertente. Divertente è anche il taglio del libro, che naturalmente è un libro umoristico, d'avventura, ma principalmente umoristico, e che in alcuni passaggi fa sinceramente piegare dal ridere. Non vi spoilerò niente di particolare, ma verso il finale c'è tutta una sequenza di una serie di personaggi di qualsiasi genere che devono entrare all'interno di una base militare per fermare un casino che sta capitando. E sta povera guardia della base militare si trova nell'ordine ma dei ragazzini in bicicletta, una vecchietta su uno scooter, un tipo con gli occhiali da sole su un macchinone, dei personaggi improbabili che tutti in qualche modo sotto i suoi occhi, sotto la sua guardia, riescono a intrufolarsi dai cancelli
cancelli dopo averlo intortato variamente. Trovo molto molto carino il personaggio dell'anticristo, che all'epoca in cui si svolge la maggior parte della storia è un ragazzino diciamo ultimi anni elementari, primi anni delle medie. Ed è un po' un bullo, un teppistello con il suo gruppo di amici. Teppistelli in modo molto innocente, ecco, sono dei ragazzini a cui piace inventarsi delle avventure e combinare casini nel vicinato, fondamentalmente. Ed è molto bello il suo personaggio, dicevo, perché lui si rende conto di avere qualcosa di strano, di avere dei poteri che non sono umani, solamente nel presente della storia, quando ormai l'apocalisse è in corso e si richiede in qualche modo il suo intervento e la sua volontà per portarla a termine. E questa presa di coscienza per lui, che si chiama Adam, è anche un po' un piccolo passaggio all'età adulta, ma molto carino e scritto molto bene. Il rendersi conto finalmente di chi sei, di che cosa c'è di strano in te, e l'affrontare tutta questa stranezza, che nel suo caso è tanta perché è l'anticristo, e di usufruire anche lui, come qualsiasi essere umano, comunque del libero arbitrio. Quindi di decidere liberamente che cosa se ne vuole fare di tutto questo enorme e improvviso potere che non ha mai sospettato di avere. E vive anche un conflitto interiore, un conflitto tra quella che è la sua natura di anticristo, ma anche quella che è la sua natura di essere umano. Come sempre, quindi, in Terry Pratchett vengono affrontati in maniera lieve e divertente dei temi anche molto seri e importanti, e vengono affrontati con delicatezza, con ironia. Anche la religione, in questo caso, si fa un gran scherzare per tutto il libro sul fatto che i piani celesti siano ineffabili, e questa è la parola che viene utilizzata nel libro e che diventa un po' un tormentone, perché quando interagendo l'angelo e il diavolo non ci capiscono più niente, perché magari si chiedono perché diamine dobbiamo proprio scatenare l'apocalisse, si stava tanto bene, mettiamo. L'angelo, ancora un po' mentalmente condizionato, dice: Cromley, ma cosa dici? Questi piani, queste cose sono ineffabili, che è la parola per dire che non sa manco lui perché bisogna fare così, ma bisogna fare così. In realtà non bisogna assolutamente fare così, è una parola fuffa, riempitivo, che viene utilizzata quando non si sa bene come agire e perché si sta agendo in un determinato modo. Quindi ho deciso che sarà anche la mia scusa perfetta per tutto d'ora in poi, tipo: ma perché non hai lavato i piatti? È ineffabile. Provare a giocarmela, provare a spendermela. Provateci anche voi e fatemi sapere come funziona dire tipo: ah, non so, non ho messo a posto camera mia, perché è ineffabile. Fatemi sapere. Fatemi sapere anche che cosa ne pensate di questo libro, che non posso farvi vedere perché l'ho letto sul Kindle, però lo trovate giù nell'info box. Se lo avete letto, naturalmente. Se non lo avete letto, non fatemi sapere che cosa ne pensate, ma fatemi sapere cosa ne pensate di questi autori, che sono piuttosto noti, quindi sicuramente o un libro di uno o uno dell'altro l'avrete letto al 60% dei casi, faccio un pronostico. Vi ringrazio per avermi seguito anche questa settimana in cui sono stata particolarmente discola e ho postato solamente 3 video per motivi vari ed eventuali. Vi anticipo già che, visto che i 5 e 6 di aprile sono a Bologna, non so in che giorni, non so quando, ma la prossima settimana è probabile, se non me li riesco a preparare prima, che salterò qualche giorno. Vi farò sapere meglio. Nel frattempo, comunque, noi ci vediamo lunedì con la nuova settimana di video. Ciao!